E ora è il momento di colui che invece ha vinto la prima puntata e nella classifica generale al secondo posto alle spalle di Silvia Salemi. Ovviamente mi riferisco a Paolo Vallesi con la maestra Ornella Vanoni. Eccoli. È uno di quei giorni in cui ripeto tutta la mia vita. Io ho dato 9 alla, 9 a Paolo Vallesi. Ha tenuto fuori il grattino della sua voce, che è quello tipico. Bravi! Allora, bravi. Se l'è cavata bene, sì, sì. Oh Vallesi, tu mi sei piaciuto assai. Non ci credo. Il direttore è un personaggio molto estroverso che, come nella vita e nella sua musica, anche nei suoi giudizi, diciamo, non ha le mezze misure. 10! 10! Forse aveva detto delle cose non totalmente condivisibili nella prima, poi magari... Tu non sai quante cose sappiamo in comune. Io lo sapevo. 10 era per dire, guarda, penso il bene di te. Ti sto scoprendo una persona meravigliosa per la tua ironia. Hai qualche consiglio da darmi sul look? No, perché sei perfetta. No, sono tutta stropicciata. Sei perché è raso, perché è satin. È satin. Sto parlando delle cose in questa trasmissione, cioè la differenza satin. Fra raso e satin. Okay. Il raso è pesante e satin è leggero. Vallesi, ti piace vincere facile? 10. 10. Amore. Del punteggio a Paolo Vallesi. Adesso sto incominciando a capire quanto questa cosa in realtà mi era mancata in questi anni, un po' di silenzio. E proprio io che ti amo, ti... Vallesi. Vallesi. Ti ammazzo dopo. Benissimo. Perché hai cantato qui benissimo. Con me ti sei perso sull'interpretazione. Ah, hai capito. Mio caro. Hai capito. Siamo attenti. Io c'ho un coach talmente forte, talmente onesto, che mi ha anche ripreso in gara. Ero mortificato, ho detto, ma come? Guarda, mortificato proprio. Non mortificato, mortificato ero. Eri mortificato? Allora, un'elegantissima Ornella come ogni sera. Ma, posso dire? Sì. Ecco. La canzone che canterò sì. È una canzone di Raetano. Sì. Allora, siccome oggi a Domenica Ina fanno tutta una cosa su Raetano. Raetano, eravamo nella stessa etichetta e io ho sentito questa musica bellissima, bellissima. Però il testo era va colomba bianca da lei ed il che to- no, no. Allora, la sera, la notte, io e Califano abbiamo scritto il testo. Tutti dicono, ma avete fatto solo il testo? Sì. No, perché tutti mi dicono, com'è possibile che con che Califano, tutta la notte con che Califano... tutte le donne volevano, noi due ci guardavamo e ci mettevamo a ridere. Non è successo niente. Niente, abbiamo sempre riso. Beh, è successa una cosa incredibile. Hanno i... Ne? Non ci credo. Perché il Califo era un mandrillo pazzesco. E cosa c'entra? Anche Ornella. E Ornella? Io non ho una pantera. Però voglio dire... Okay. Non c'è stato mai niente. Vabbè, niente. Di essere amici e di ridere tanto. Okay. Ci credo. Marcella, tu dirai uno spreco. Ma sei il sesso in persona. Uno spreco? Vabbè, uno spreco. Okay. Un bel ragazzo come Califano, no? Ma mi riesce difficile, credo. Un bel pezzo di femmina come la Vanoni, ma dove la trovi? Allora, hai creduto. Attenzione, Califano e la Vanoni. Bello, questa è storia della musica, che di notte, invece di fare all'amore, scrivono una canzone. Questa canzone diventa una delle canzoni più belle del repertorio di Ornella Vanoni, la musica di Raetano che è rimasto fuori dalla porta. La canzone è Una ragione di più, 1969, codice 04 in gara, Paolo Vallesi con Ornella Vanoni. Malinconia
dici non lasciarmi solo. Non so se il cuore ce la fa. In studio codice 04 per Paolo Vallesi con la maestra Ornella Vanoni. Votate maestri, votate. Nel frattempo vi ricordo sempre i numeri di telefono per televotare da casa: 894-222 dal telefono fisso, e invece per un sms 475-475-0. Manca Fausto. Manchi tu, ok, e parto da te Fausto, che voto hai appena dato? Allora, a parte il voto non ci credo che Califo e lei non abbiano fatto niente, oltre al testo. E rimarremo con questo dubbio per sempre. Tu sei la donna più, eri la donna, magari anche adesso, la donna più desiderata degli italiani. Il Califo era l'uomo più desiderato. No, scusa. Io ero la più desiderata dagli italiani. Lui era più desiderato dalle italiane, e proprio per questo non abbiamo fatto niente. Non ci credo, però il testo, il testo l'avete fatto bene. E che voto hai dato, Fausto? Ho dato 9. 9, rettore. Grazie. C'è una ragione di più per la quale io do 10. 10. Vado dai ricchi e poveri, Angelo. Un bel 10. 10. Non si può dare meno. 10. Meraviglio che fino ad oggi è stato dietro in panchina. Ma cosa ci facevi? Lui? E doveva stare per questo palco. Che esiste. Grazie, ora o mai più. Per questo che c'è ora o mai più, perché alcuni di loro meritano che questo ora continui. Marcella Bella. Beh, una canzone meravigliosa, cantata benissimo, Ornella è ovvio, però l'ha cantata molto bene anche Vallesi, ho dato 9. 9. Grazie. Toto. Paolo, grazie. Allora, io sono un po' fuori dalle righe, vorrei innanzitutto fare i complimenti al maestro e all'orchestra, perché gli arrangiamenti sono meravigliosi. Confermiamo. Poi, bravo. La Vanoni ormai è casa, chiesa, ricca, mammano, no? No, io sono casa, lettura, pensiero. Adesso cane. È casa, chiesa, ricca, mammano. Prima no. Allora, no, Vallesi, prima no. Il bravissimo, quindi 10 perché dieci te lo so. 10 Vallesi, 10. Red, che voto hai dato? Con questa storia sembra che l'amore l'ho fatto solo io, anche le altre. Vorrei aggiungere una cosa che ha detto Toto, l'orchestra straordinaria, ma vorrei fare un applauso al coro, perché ragazzi fare alzatevi, bellissima, bravi ragazzi. Il voto che hai dato Red, ho dato un 9 perché 9. Io insieme al 9 voglio dire a lui benvenuto, bentornato. Grazie. A Paolo, bravo. Orietta. Ho dato un bel 9 perché mi piacciono molto. Perfetto, e vediamo il totale dei maestri per Paolo Vallesi, 66 in testa nella classifica pro.